Ciao, buongiorno a tutti, io sono Valentina e volevo farvi passare 3 minuti, 4 minuti di serenità, provarci, facendo un po' di tonificazione, un po' di movimento in questi giorni dove siamo costretti a stare fermi, ma dobbiamo farlo, dobbiamo stare a casa. Siamo pronti? Via riscaldamento, ti vai con le gambe, le piego leggermente, step e touch. Piego le gambe e tocco con la punta del piede al pavimento, andando a destra e a sinistra. 4, 3, 2, metto le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, braccia in alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insieme. 1, 2, 3, respirate. 4, 5, 6, 7 e vado ginocchio avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scarico verso i glutei, 2, 3, muovo anche le braccia, 5, 6, 7, 8 e marcio, bravissimo. Primo esercizio di tonificazione per le gambe, lo squat. Divario con le gambe, appoggio bene i piedi a terra come se avessi una ventosa sotto la pelle del piede. Abbasso le spalle, da questa posizione, facendo in modo che il mio ginocchio non superi la punta del piede, immagino di sedermi, vado e ritorno, prendo aria, butto fuori, 3 e 4 e 5, guardo un punto fisso davanti a me, 6, 7, ancora 3 e vado, ancora 2, ancora uno, bravissime! Ripetete questo esercizio per 2 serie da 10 ripetizioni. Pronte per riprendere? Andiamo sempre per le gambe con gli appoggi. Piede destro avanti, sinistro dietro, peso del corpo sulla gamba destra, spalle dritte, sguardo avanti. Da questa posizione, come se avessi un filo a piombo che passa al centro del mio corpo, faccio gli appoggi in questo modo. Scendo, piego le gambe, cerco di formare un angolo retto tra gamba e coscia e salgo, prendo aria, butto fuori, 3, bravissime, andiamo fino a 10, lo ripetiamo con la sinistra e facciamo ancora 2 serie da 10 ripetizioni per ciascuna gamba. Eccoci di nuovo insieme, passiamo i glutei. Ci mettiamo in quadrupedia, con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Lo sguardo è sempre al centro delle mani, non devo mai chiudere il mento e nemmeno alzare la testa per non sentire male la cervicale. Ginocchia unite, stendo la gamba sinistra, punta del piede a martello. Porto la gamba fino alla linea orizzontale e scendo senza appoggiare il piede. Prendo aria, butto fuori. 1, e 2, e 3. Bravissime! Io vi guardo, voi guardate giù, Mi raccomando, respiro. Ne fate 10, cambiate gamba e poi solite 2 serie, 10 ripetizioni ciascuna. Pronti a riprendere? Ci facciamo ancora un bel esercizio per i glutei. Ci traiamo avanti in su, quindi supine, allontaniamo le spalle dalle orecchie, mani vicino ai talloni, talloni vicino ai glutei. Schiaccio forte il pavimento, stringo i glutei e salgo, volto sulle spalle e scendo. Un accorgimento importantissimo, stringo i glutei, salgo, quando scendo la prima cosa a scendere è l'ombelico, in modo da scendere con la schiena curva, quindi non è questo il movimento, ma è questo, glutei stretti e appoggio, e uno, giù, due, giù. Quasi non si appoggiano più i glutei. 3, 4, bravissime! 10 volte e poi altre 2 serie da 10 ripetizioni. Pronti a ripartire? Esercizio per gli addominali. Crunch semplici. Ricordatevi che il movimento parte dalla pancia, dall'ombelico. Ok? Quindi non venite su con le spalle con la schiena, ma fate partire il movimento da lì. Come facciamo? Gomiti aperti, mani dietro la nuca. Stringo i glutei, schiaccio forte l'ombelico verso il pavimento,
prendo aria e mentre butto fuori, salgo con le spalle, e scendo in tiro, salgo in tiro. Uno, due, tre, quattro, cinque, bravissime, andate avanti respirando, altri 10 e poi le due serie da 10 ripetizioni. Ed eccoci per l'ultimo esercizio, addominali obliqui, quindi fascia laterale, stessa partenza di prima, talloni vicini ai glutei, ma braccia aperte in fuori, mano sinistra dietro la bocca, ok? Da questa posizione il movimento parte sempre da noi. Prendo aria e mentre butto fuori faccio una torsione del busto in direzione del ginocchio opposto, quindi gonfio sinistra verso destra. E da qua prendo aria e butto. Uno, due, tre, bravissime, e ne facciamo 10. E poi 10 dall'altra parte, dopodiché due serie da 10 ripetizioni. Spero di avervi tenuto compagnia e speriamo di vederci al prossimo video. Ciao a tutte!